Immagino che voi sappiate che il colesterolo in totale deve essere valutato anche a secondo della quantità e quindi della qualità del colesterolo che è presente, che può essere distinto in un colesterolo che è più nocivo e in un colesterolo che è meno nocivo, anzi aiuta a prevenire le forme cardiovascolari. Così succede anche per il grasso. Abbiamo da pochi anni scoperto che il grasso può essere distinto in un grasso che fa male, molto male, in un grasso invece che è ininfluente, anzi, in alcune situazioni particolari è un grasso buono. Il grasso buono, per esempio, è il grasso di sostegno, è il grasso che serve a aiutare il seno a mantenersi in posizione, oppure addirittura tutti i piccoli cuscinetti di grasso che sono presenti all'interno del nostro viso per mantenere la tonicità del viso. Ecco, il grasso di sostegno è presente anche negli organi interni per evitare che caschino, che scendano, che si piegano su loro stessi. Il grasso invece che è sostanzialmente ininfluente è il grasso dei glutei, è il grasso cosiddetto antiestetico, quello delle cosce, dei cuscinetti all'interno delle ginocchia, sui fianchi. E invece qual è il grasso estremamente nocivo? È il grasso presente nella cavità addominale, il terribile grasso viscerale, che è un grasso che produce lui stesso, le sue cellule, le cellule adipose di questa zona di grasso, di questo accumulo di grasso, produce delle sostanze che sono in molti casi estremamente nocivi per la salute, perché causano una infiammazione cronica costante. È come avere una ciminiera di una acciaieria orientata verso il proprio interno dell'organismo. E quindi sostanze tossiche che provocano un'infiammazione che può produrre la tendenza ad avere malattie cardiovascolari, ictus, infarti, o ad avere tumori. E malattie croniche, dolori, artralgie, cefalee, fibromialgie. Ecco che questo grasso è veramente tossico per l'organismo. Quindi ecco che bisogna distinguere assolutamente il grasso presente nel tuo corpo. Tu magari sulla bilancia pesi di più, magari stai facendo diete, magari hai avuto anche delle malattie cardiovascolari metaboliche e non riesci a capire cosa succeda. Ecco, succede che se analizziamo bene la composizione del tuo grasso, magari possiamo trovare un'eccessiva presenza di grasso viscerale. Lo possiamo trovare, lo possiamo identificare molto bene con degli strumenti moderni come la nostra elettrostratigrafia segmentale. E una volta individuato quel tipo di grasso nocivo, e bada bene che può variare tantissimo, non per forza le persone magre non hanno questo grasso, ecco che lo possiamo sicuramente combattere ed eliminare con delle terapie localizzate, appropriate, che siano specifiche, orientate verso il grasso realmente nocivo, quello che fa realmente male alla tua salute. E ovviamente anche la dieta al limite, ma soprattutto una terapia locale, specifica, indirizzata verso il tuo grasso tossico. Ciao.